Microfono. Sì, grazie Presidente. Questo atto di indirizzo è un atto molto importante che ha preparato il Vicepresidente della Commissione Pietro Calabrese. E parliamo di un'opera molto importante che è tra l'altro tra i punti fermi del piano urbano della mobilità sostenibile, ovvero del prolungamento tranviario da Piazzale del Verano alla stazione Tiburtina. Sono pochi chilometri ma assolutamente strategici perché consentono di alleggerire enormemente il flusso che c'è soprattutto la mattina dai treni regionali sulla stazione della metro B Tiburtina e garantire così un collegamento tranviario, quindi comunque veloce, verso il centro città, verso altri nodi importanti del trasporto pubblico, penso a Porta Maggiore, penso a San Giovanni, penso a Piramide. E chiaramente tutto questo si sta coordinando anche con i dipartimenti e con gli assessorati urbanistica e lavori pubblici, perché c'è il progetto di demolizione della tangenziale, perché c'è il progetto del nuovo piano di assetto della stazione Tiburtina. Ovviamente il dialogo è costante e proficuo anche con RFI e lo sarà anche con grandi stazioni. C'è poi un aspetto importante che sottolinea questo atto di indirizzo, ovvero di pensare questo prolungamento tranviario già in ottica di prolungamento lungo via Tiburtina. E via Tiburtina ha una sezione molto larga, contiamo di replicare il modello che stiamo sviluppando su Viale Marconi anche sulla via Tiburtina, quantomeno nel tratto centrale, appunto dalla stazione fino a Santa Maria del Soccorso. Creeremmo così anche un collegamento veloce per questo asse, perché è vero che lì nelle vicinanze c'è la metro B, ma la metro B non corre esattamente sotto la via Tiburtina, ma è leggermente spostata verso nord. Quindi non c'è la stessa similitudine che potremmo pensare tra la via Tuscolana e la metro A. Quindi è assolutamente fondamentale arrivare rapidamente alla stazione Tiburtina e poi riprolungare la rete tranviaria fino a Santa Maria del Soccorso, quindi congiungendosi con la Palmiro Togliatti e lì anche con un'altra opera importante che è tra i punti fermi del PUMS che stiamo portando avanti, che è il tram lungo viale Palmiro Togliatti. Quindi ovviamente il voto su questo atto del nostro gruppo sarà favorevole e andiamo spediti, decisi e determinati verso l'aumento delle infrastrutture su ferro di questa città perché ne abbiamo tremendamente bisogno. Grazie Presidente. A lei.